dateci un po' di indicazioni. Sì, allora sono Roberto Solone Boccardi e Michele Araujo. Da quant'è che siete sposati in Spagna? In Spagna siamo sposati dal 2008 e stiamo insieme dal 2005, ma sposati al 2008. Ma per me innanzitutto significa che finalmente potrò chiedere al comune di certificare sulla carta d'identità che sono sposato, perché continuo a essere celibe, quindi mi sembra una cosa interessante poter richiedere questo. E poi è chiaramente una... non lo so, ci siamo sentiti un po' come riconosciuti, benedetti ufficialmente, non lo so, perché... cioè, se, tornare a Napoli era sempre attraversare una frontiera dei diritti, no? In Spagna abbiamo una vita dove siamo assolutamente accettati, io sono presidente del condominio, non, nessuno ci discrimina, così. E poi torniamo a Napoli e c'è sempre questa volta di stare un po' in incognito, che sì, gli amici ti accettano, però non sai ufficialmente quale sia l'atteggiamento. Invece avere l'appoggio delle istituzioni ti dà coraggio, perché comunque viviamo bene, ma viviamo comunque sotto la minaccia della discriminazione. Sono molto contento di questa giornata, perché è una giornata ispirata ai diritti civili e alle libertà, quindi è bello che questo accada a Napoli, ecco, questo ci riempie di orgoglio, perché crediamo nei diritti universali e quindi per noi è un giorno importante, non è un giorno come un altro. Quindi siete entrati nella storia di questa città. Certe volte si pensano che ci sono, diciamo, gli ostacoli alle libertà. Alcune volte è così, ma al Comune di Napoli posso dire che su questo tema c'è stata una condivisione unanime. Hanno lavorato tutti, dai dirigenti, ai funzionari, agli impiegati, allo staff, hanno creduto tutto in questo risultato, segno che Napoli è città dei diritti e delle libertà. Torneremo più spesso a Napoli perché è un segnale di amore, di rispetto, di accettazione. E sapremo, ci volevamo chiedere al sindaco, poi ci siamo dimenticati, se poteva darci magari un bollino da metterci per poterci baciare anche per strada.